Credo che questa sia una pagina politica vergognosa. Primo perché chi parla o non ha la competenza giusta o è in malafede. La malafede ovviamente la rivolgo a chi ha amministrato questa città. Malafede politica e disonestà intellettuale. Per il resto vorrei fare una fotografia. La sezione regionale di controllo di Napoli, che è quella che 2 anni fa ci bocciò il piano e disse che questo comune era morto, nonostante si riferisse a conti del passato, trovò la propria pronuncia completamente ribaltata dal nostro ricorso. Se noi non avessimo resistito con le armi istituzionali che ci sono proprie, cioè quello di adire l'autorità superiore, il comune sarebbe morto. E poi avremmo scoperto un'ennesima volta, ex post, che avevamo ragione. La sezione autonomie centrali ci ha dato totalmente ragione. E oggi quella stessa sezione regionale, con gli stessi uffici giudiziari, riconosce che quell'ente del quale aveva dichiarato la morte 2 anni fa è più vivo che mai. Tanto è vero che fa uscire il Comune di Napoli dalla procedura di dissesto e inserirla nel controllo dinamico. Noi perciò stiamo nel piano di riequilibrio. E la malafede è questa, che siccome le incongruenze, irregolarità e le inesattezze che ad avviso della sezione regionale, che ricordiamoci è quella di che 2 anni fa ci ha dato per morto, che sta giudicando il rendiconto 2013, quindi dei fatti aventi ad oggetto questioni contabili delle precedenti amministrazioni, fotografa esattamente le cose che a loro avviso si devono ancora fare. Quindi da un lato noi quello che evidenzia la sezione regionale l'abbiamo già risolto, perché il rendiconto 2013 è stato completamente superato nei bilanci successivi, tanto è vero che la nostra situazione non è affatto vero che c'è un buco, non c'è un dissesto, non c'è un disavanzo, tanto che noi nel bilancio che andremo a approvare a fine aprile andremo a mettere in atto l'uscita dal piano di riequilibrio. Quindi noi abbiamo messo a posto i conti, annullato il debito, annullato il disavanzo, fatto uscire un marciume politico e affaristico che chi ci aveva preceduto ci ha consegnato, oltre che una voragine finanziaria. Ascoltare oggi dichiarazioni veramente indecenti sul piano politico, penso che rappresentano veramente una delle pagine più nere di una politica talmente bassa che non riesce nemmeno a riconoscere dove sta la verità e dove sta il falso, dove stanno le mani pulite e dove c'è la disonestà. È un po' come Affittopoli abbiamo scoperta noi e qualcuno voleva far credere che ci fosse ancora Affittopoli. Noi andremo fino in fondo in quest'opera di correttezza e di definitiva uscita di Napoli da anche una situazione di affanno economico che ovviamente ci hanno lasciato coloro che ci hanno preceduto con un buco e una voragine impressionante. Tanto è vero che, chiudo, quando i miei uffici hanno avuto le motivazioni della sezione regionale, c'è stato addirittura un momento di, non voglio dire di giubilo perché non è tema da, insomma, da esaltarsi, però erano talmente contenti perché chi conosce, ecco perché ho detto non c'è competenza, e vedere chi 2 anni fa aveva detto voi siete morti, dire oggi voi non state più dopo appena 2 anni e avendo ad oggetto il rendiconto 2013, non quello 2015 dove noi siamo completamente usciti da quei fatti, riconosce che non siamo più nella strada del dissesto, basta solo un poco di conoscenza delle istituzioni per capire che grande risultato storico ha conseguito il Comune di Napoli. Quindi noi abbiamo messo a punto tutto, non siamo Ginevra, perché non abbiamo la situazione ancora di Ginevra se consideriamo i tagli pesantissimi che sono stati fatti, tutte le operazioni sono regolari, sono corrette e sul piano della trasparenza noi non prendiamo lezioni da nessuno, né sui temi, diciamo, della questione morale. E quindi penso alla Valente si preoccupasse di Casavatore, come altri si preoccupassero di Desiano, e anzi ci andassero a vedere fino all'ultima carta del Comune di Napoli e scopriranno quanta trasparenza abbiamo messo in campo e quanta fatica c'è stato. Allora leggere queste cose effettivamente fa un po' male, ma ci fa capire come sempre che abbiamo intrapreso la strada giusta e questa strada fa male a loro perché stiamo scoperchiando tutte le nefandezze, tutte le irregolarità, tutte le illiceità che hanno messo in atto in anni e anni di malapolitica nella nostra città.